Buonasera, siamo qui nel mio ufficio per parlare dell'estate leporanese 2019. Voglio rispondere a un video pubblicato sui social dall'avvocato D'Abramo, ma non voglio tanto rispondere a lui, ma quanto ai cittadini leporanesi ai quali vengono raccontate delle false verità. L'estate leporanese 2019 è stata organizzata dal direttore artistico Anna Colotta e l'avvocato nel suo video dice che è una mia intima amica. Ecco, volevo chiarire questo aspetto. La signora Anna è una mia paziente, io svolgo l'attività di medico, lo sanno tutti in paese, da forse più di 20 anni, no? Quindi tutti i miei pazienti io li considero amici, perché con loro si instaura un rapporto di fiducia nel corso degli anni. Per me tutti loro sono dei miei amici, quindi non capisco sinceramente questa affermazione da parte dell'avvocato. Relativamente al curriculum vitae della signora, sarà lei stessa a chiarire il suo curriculum. Avremmo gestito, secondo l'avvocato D'Abramo, nell'estate leporanese 2019 la cifra di 80.000 euro. Non è assolutamente vero, perché il dottor Damiano, quando parla sempre carte alla mano, e quindi questo è tutto il fascicolo relativo all'estate leporanese 2019. E qui prendo l'approvazione del programma estate leporanese 2019 del 10 luglio 2019. Come si può chiaramente evincere da questa delibera? Le spese relative all'intera stagione 2019 sono pari a 57.848.000 euro, quindi non certo 89.000 euro come l'avvocato D'Abramo afferma. E per quanto riguarda la ripartizione di queste spese, voglio chiarire che solo 24.500 euro circa sono relative, ecco, 24.975 euro IVA compresa, sono relative ai compensi per gli artisti. Tutte le altre spese, come può vedere, queste delibere sono chiaramente... Sono IVA compresa. Chiaramente queste delibere sono a disposizione di tutti i cittadini leporanesi che vorranno consultarle. L'avvocato D'Abramo le ha già ampiamente più volte consultate, perché ha fatto un accesso agli atti, quindi le carte sono in suo possesso, però racconta chiaramente la sua realtà, che diciamo è completamente diversa da quella che noi possiamo proporre con le carte. Quindi poi ci sono altre spese, i cosiddetti costi indiretti relativi alla stagione scorsa, che prevedono circa 14.500 euro di palco e service, spese per l'illuminazione 3.600 euro, e contributi alla SIAE circa 5.000 euro. Sono tutte spese, costi indiretti, che sono ampiamente documentati da questa delibera. Poi ci sono 1.000 euro di marketing, parleremo anche di questo, 1.000 euro di manifesti e brochure, per un totale di 51.228 euro. Quindi poi ci sono i contributi alle associazioni, e per un totale di 57.848 euro. Quindi non si tratta assolutamente di 80.000 euro. Ci viene contestato di aver speso di più rispetto alla organizzazione dell'estate leporanese del 2018. È vero, abbiamo speso probabilmente una cifra superiore, pari a 8-9 mila euro in più, però va chiarito ai nostri concittadini che la spesa per il 2019 chiaramente è lievitata rispetto a quella della stagione 2018, in quanto tutti gli artisti sono stati liquidati previo presentazione di fattura elettronica. Inoltre vorrei anche chiarire che nel 2018 circa 14.400 euro sono stati elargiti alle associazioni, e quindi diciamo queste quote non sono soggette ad IVA. E per quanto riguarda poi la qualità della nostra estate leporanese 2019, che è stata ampiamente criticata dall'avvocato, ha parlato più volte di flop, voglio far notare che durante l'estate leporanese
2019 sono stati organizzati 9 eventi live e tutti di un certo spessore. Abbiamo avuto l'onore di proporre ai nostri concittadini uno dei maestri della musica popolare, Eugenio Bennato, altri gruppi molto importanti come Alfio Antico, che è riconosciuto a livello internazionale come uno dei migliori tamburellisti. Abbiamo proposto un gruppo molto importante che fa tournée in tutto il mondo, vero Anna? I Guaragnao. Un livello altissimo. Cioè, un livello veramente elevato. Quindi, diciamo, è una sua osservazione personale quella per cui la nostra estate leporanese sarebbe stato un flop. Abbiamo fatto 9 eventi live. Se vado a vedere il calendario dell'estate leporanese 2018, sicuramente come numero di eventi è stato più ampio, però chiaramente se andiamo a vedere nello specifico i vari eventi dell'estate leporanese 2018, ci sono molte sagre, ci sono molte manifestazioni che non hanno nulla a che vedere con gli spettacoli live che noi abbiamo presentato. Ci sono state alcune cover, ma soltanto 2 eventi live, e ricordo i New Trolls e ricordo poi, credo, gli audio 2. Con tutto il rispetto che io possa avere per questi gruppi, ma sono gruppi ormai un po' fuori dalla storia musicale. Quindi, ecco, siamo qui chiaramente più che per dare delle risposte all'avvocato, che diciamo per il modo in cui si esprime, volendo assolutamente denigrare la mia immagine e quella della signora Colotto, una persona di estrema trasparenza ed onestà, siamo qui più che altro per chiarire la nostra posizione nei confronti dei cittadini. Si è parlato di un compenso che sarebbe stato attribuito al nostro direttore artistico di 1.000 euro, parliamo di 1.000 euro, in realtà si trattava... Sì, poi magari Anna sarai tu stessa a chiarire questo aspetto. Si trattava solo ed esclusivamente di un rimborso spese per una persona che ha dedicato una intera estate alla organizzazione di questo evento e che poi alla fine, come dimostrerà, come risulta dalle carte, ha rifiutato questo rimborso spese proprio perché amareggiata dal clima di tensione che si era creato relativamente a quella che è stata la sua attività. Quindi, ora, poi l'avvocato D'Abramo vedo che negli ultimi tempi si interessa un po' di geografia e anche di quelle che sono le origini dei cognomi. E chiaramente ha trovato su Google, come lui dice, che le mie origini sono lucane, ne vado orgoglioso, mio padre è di San Giorgio Lucano, e l'avvocato ha anche trovato, non so, su Google, che dei miei parenti, è vero, lo confermo, sono dei cugini di terzo grado, sono residenti a Oriolo Calabro, quindi poi ha fatto delle associazioni, non so, diciamo, con quale criterio. Oriolo Calabro è provincia di Cosenza. Anna, onestamente Anna, io sinceramente non sapevo che tu fossi nata a Castrovillari, provincia di Cosenza, quindi lui ha voluto fare, non so, questa associazione per cui le nostre origini, le mie e quelle di Anna, sarebbero lucano-calabresi, e quindi per questo motivo gli avrei conferito l'incarico ad Anna. Quindi, diciamo, lascio il commento ai nostri concittadini leporanesi sulla pochezza di queste affermazioni. Devo dire che non sei bravo, caro avvocato, nemmeno a fare le ricerche su Google, perché se ti interessa il mio cognome, ti posso dire che il cognome Damiano è poco diffuso poi in Calabria. Abbiamo il 33% dei Damiano, li troviamo in Campania, il 14% in Piemonte e il 9% in Sicilia. Quindi dal punto di vista della geografia non sei molto bravo. E poi ti devo dire che nelle tue ricerche su Google non sei riuscito a rintracciare che una mia cognata abita a Castrovillari, per puro caso lo stesso paese di Anna, anche se è originaria di Pulsano. E quindi cerca un po' di affinare le tue ricerche. Inoltre ti posso anche dire che ho uno zio che abita da Mendolara, provincia di Cosenza, ma non per questo ho voluto attribuire l'incarico ad Anna, soltanto perché ho dei parenti in Calabria. Quindi, e poi ti vorrei dire un'altra cosa, che ho fatto su Google, come tu, ho voluto imitarti, e sono andato a vedere che
Le persone che portano il cognome Damiano sono persone allegre, lo dice su Google, gioiose e spiritose. Hanno spesso un sorriso sul viso, quello che tu spesso non hai, e sono positive per natura. Difficilmente si abbattono. Caro avvocato, io non mi abbatto. So che ancora ho circa 4 anni per poter amministrare con estrema onestà e trasparenza, e lo dimostrerò ai miei concittadini, insieme al mio gruppo, questo paese. E i Damiano, nei momenti di difficoltà, riescono a non perdere la speranza. Ecco, questo è quello che mi premeva dire ai nostri concittadini, perché quando il dottore parla, parla sempre con carte alla mano. Caro avvocato, se vuoi fare un po' di opposizione, cerca di fare un'opposizione costruttiva, perché questo tipo di comportamento che tende a screditare la mia immagine sicuramente non ti porterà consensi. Quindi adesso lascio la parola ad Anna, che vuole chiarire alcuni aspetti su quella che è stata, quello che è stato il suo incarico di direzione artistica dell'estate leporanese 2019. Allora, chiariamo questa inquisizione. L'inquisizione tratta del mio curriculum, dove ha trovato dove non si legge da nessuna parte scritto che sono una giornalista professionista. È stato un errore dell'ufficio, dove ha poi rettificato, chiamando appunto refuso il documento, che dicendo che capita. Questo è il primo punto importante, perché venga chiarito che non c'era, anche perché che io fossi giornalista o non, potevo tranquillamente fare la direzione artistica. Punto primo. Quindi poi qui sulle 1.000 euro che sicuramente si saprà, anche perché è stato anche detto che io avevo rifiutato l'importo di questo rimborso spese, dove i motivi erano, a parte il fatto così aggressivi, che non aveva proprio senso. Ecco, qui ci sono tutti, dove c'è stata una delibera dove hanno trovato un altro capitolato da inserire queste 1.000 euro non accettate. Bene. Questo è il punto importante, perché questo è, da un punto di vista, diciamo, importante è da definire che non ho preso i soldi, e nello stesso tempo non ho scritto sul mio curriculum una cosa inesatta. Non aveva proprio motivo, e né, questo mi faceva punteggio, perché non dovevo, ho un'età e non devo assolutamente andare all'università per chiarire la mia competenza e la mia, come dire, il mio spessore interiore e anche professionale, anche perché l'età, poi con l'esperienza qualcosa si impara, io spero di aver imparato qualcosa. Poi, e questa è la situazione più importante, per quanto riguarda gli artisti, poi il cachet, io non ho gestito materialmente questi soldi. Come potevo io prendere soldi senza gestire soldi? Io ho chiaramente contattato, perché chiaramente, che direzione artistica è? Se tu non hai neanche una posizione, una coordinazione e una, diciamo, come dire, un tema della rassegna, da dare un contenuto culturale alla rassegna, devi necessariamente avere una scelta e cercare determinati artisti che ritieni opportuno per quanto riguarda, diciamo, il tema da trattare in quel tipo di rassegna, che come è stato trattato, che si chiama che il Mediterraneo sia. Ecco, questo è importantissimo, che sono gli aspetti tecnici, che è l'unica competenza che, diciamo, non ci vuole molto, però ci vuole molta attenzione e, come dire, un po' di ascolto musicale, un po'
di come dire, sapere che cos'è la musica rock o pop, fare tutto una carneficina di salsicce, di peperoncini e di cose che a me piace dopo aver fatto una bella serata. Io mi piace andarmi a mangiare un bel panino con la birra, perché è un momento anche ludico quello, ma non è solo una kermesse musicale. Deve essere rappresentativa, deve avere un'importanza, una competenza e un inserimento di artisti di grande valore in relazione al tema che è stato dato. Per me ho detto tutto.